grazie a ciascuno di voi per essere qui. Ovviamente mi dispiace che ci siano delle persone, vedo anche qualche sindaco rimasto fuori. Gli inviti erano numerati, erano 150 e pensavo che invece poi si sono aggiunti altri amici. Vi ringrazio, ringrazio ciascuno di voi. Un saluto istituzionale e doveroso all'eurodeputata Elisabetta De Blasis. Permettetemi anche un saluto speciale a Gianni Chiodi, che è stato il mio sindaco, il mio presidente di regione, e credo che meriti anche un applauso per me. La presenza mi fa particolarmente piacere per dire come fanno questi del centro-sinistra. Quando Gianni ha finito di fare il presidente nell'ultima campagna sembrava Satana. Adesso se vai in giro anche quelli del centro-sinistra ti dicono che è stato un grande presidente della regione. Arrivano sempre tardi. Voce? Saremo fuori anche la voce. Allora, come voi sapete, nel 2018 ho detto che avrei lasciato la politica attiva e l'ho lasciata davvero, nel senso che l'anno dopo, quando Marco si è candidato a presidente, io non mi sono ricandidato, non è che me l'avessi ordinato il medico. Ero svuotato. Non avevo più stimoli, avevo anche questioni mie da affrontare. Sarebbe stata anche una presa in giro continuare senza avere la forza, la voglia, l'entusiasmo, la determinazione, la direzione che mi aveva sempre contraddistinto. E quindi per alcuni anni ho fatto politica passiva, fuori dalle istituzioni, parlando così, interessandomi, sentendo gli amici, cercando di capire come potevo essere, rendermi utile anche dal di fuori. Poi ci sono state queste ultime elezioni comunali a Teramo, abbiamo fatto la tradizionalista di Futuro Ine, sapete che ha fatto un grande risultato, e questi 32 candidati e tutti gli amici mi hanno restituito un entusiasmo, una voglia. Io, per farla breve, dico, mi sono sentito di nuovo vivo e ho capito che forse avevo tentato io di lasciare la politica, ma la politica a me non mi aveva lasciato. E allora, spinto da molti di voi, adesso non vedo Alfredo Grotta, ecco, cito lui per tutti, abbiamo iniziato a ragionare e a parlare, e alla fine abbiamo facilmente deciso di tornare a casa, perché, come è stato detto da tutti quelli che mi hanno preceduto, è un ritorno a casa. Io c'ero quando questo progetto è nato. Poi non è che uno non ha creduto una prospettiva lunga. Avevamo purtroppo, subito dopo le elezioni regionali, c'erano una serie di contingenze negative. Dopodiché però i rapporti personali restano. Ieri ci messaggiavamo con Pierluigi e ridevamo su, cioè, dopo 10 anni ci ritroviamo al punto di partenza. Non tanto, perché tu sei uno dei migliori sindaci d'Italia, quindi tu qualcosa di buono hai costruito. Allora io sono molto contento, mi sento a mio agio, penso di essere dove devo stare. Il rapporto con Marilena si è consolidato negli ultimi mesi, negli ultimi anni, anche grazie al nostro amico comune che non c'è più. Con gli altri ci conosciamo da ormai lustri, 2-3 lustri in alcuni casi. Io mi metto a disposizione dei Fratelli d'Italia, mi metto a disposizione della comunità di Teramo e della provincia di Teramo. Penso di poter portare quel valore aggiunto, non so se ne parlava Guido, qualche capacità l'ho dimostrata quando ero assessore regionale, quando ho fatto il vicepresidente del Consiglio, una capacità di impegno, di relazioni, direi anche, ecco, di esperienza. Io credo che in questi anni la regione è andata bene, però si può fare sempre meglio. Io credo che posso dare un contributo, come diceva Guido, come cinghia di trasmissione ulteriore con questo territorio. Vedete, adesso ci dimentichiamo facilmente le cose. Quando Marco Marsilio è diventato presidente, questa non era una regione normale, io c'ero. Io e Gianni eravamo l'opposizione, ma quella di D'Alfonso era una regione normale, con i comportamenti, con i metodi che aveva Luciano D'Alfonso. Noi dobbiamo riconoscere soprattutto questo merito, una regione.
situazione normale è tornata ad essere, con conti normali, con procedure normali, con rapporti normali. E la normalità, credetemi, dopo 5 anni di centrosinistra, quelli che abbiamo vissuto, è stata probabilmente un'impresa eccezionale, come diceva un cantante. Quindi io mi metto a disposizione, è inutile che ci giriamo intorno, io ho dato la mia piena disponibilità a candidarmi alle elezioni regionali, voglio insieme agli amici portare questo valore, metterci la mia esperienza, metterci il mio entusiasmo, il mio impegno e le mie, diciamo, più o meno capacità. Per la stampa faccio una piccola parentesi, se tanto voi lo chiedete voi, ma poi ne parlerà meglio di me il Presidente. Dibattito di questi giorni, l'ospedale. Allora, l'ospedale io lo riassumerei così. C'è Babbo Natale che ha messo a disposizione della città di Teramo finora 120 milioni di euro e ha detto Babbo Natale che qualora dovesse servire metterà a disposizione ulteriori risorse. Dopodiché c'è chi, avendo Babbo Natale, non sa che regalo scegliere e da 3-4 anni non sa quale pacchetto aprire. Non è difficile, si può aprire il pacchetto. La politica è decisione, è scelta, e fare le scelte, non passare il tempo a fare interviste, comunicati stampa. Si fanno scelte e si fanno atti. Dopodiché su questo tema ognuno, come ha detto benissimo Marco, se ci fa la tua conferenza stampa, ci possono essere idee diverse. Qualcuno può ritenere che un posto vergine sia migliore, c'è più spazio, qualcun altro può dare prevalenza agli aspetti urbanistici, sociali ed economici, è il caso di tanti miei amici della mia lista. Però c'è un'occasione straordinaria che Babbo Natale fornisce: si prenda una decisione senza più ciarlare e ciurlare nel manico e si vada avanti, perché tra l'altro poi per realizzare un ospedale non è che si fa in un anno. Io non vorrei che il tema sia che si deve arrivare a marzo cazzeggiando per fare in modo che durante la campagna elettorale il presidente Marsiglio non possa dire ho donato un nuovo ospedale alla città di Teramo, alla provincia di Teramo. Sarebbe questo molto triste. Perché in 5 anni di assenza tante cose me le sono dovute dentro, ma non mancheranno altre occasioni. Questa è soltanto, diciamo, l'ufficializzazione, diciamo, di questo ritorno a casa, di questo percorso, della mia disponibilità a fare quello che occorrerà. Questa sede sarà in ogni caso la sede di ascolto, incontro, confronto, e la inaugureremo, adesso vediamo, intorno al 7-14 di ottobre. E poi non mi resta che dire che mi accingo a firmare l'iscrizione a Fratelli d'Italia. Mi hanno detto che servono anche 10 euro, non è un problema, adesso li devo fare. Segretario amministrativo, c'è qualcuno che l'ha firmato, ha detto però che non c'aveva i soldi. No, c'è qualcuno che l'ha firmato e poi non l'ha consegnato. Al coordinatore. La ringrazio. Grazie a tutti e adesso penso che ci sia.